Salute, salve e benvenuti alla Storia d'Italia. Episodio 65, il trionfo di Belisario. Prima di iniziare, ancora grazie ai miei 90 mecenati su Patreon, in particolare i mecenati al livello top, quello Leonardo da Vinci, ovvero Paolo, David, Massimo, Pablo, Simone, Arianna, Jacopo e i nuovi arrivati, Francesco Moretti e Jacopo Franceschini. Ringrazio anche gli altri nuovi Patreon, ovvero Dario Fasano, Gabriella Gruderponi e Alessio Pappini, un altro veterano della gita Ravenna. Ciao Alessio! Il Patreon dell'episodio è Roger Erikstad, uno scienziato norvegese appassionato di storia ed italiano. E ditemi che tutto questo non è epico! Nello scorso episodio, Giustiniano ha risposto al disastro di Nika inviando una grande spedizione verso l'Africa dei Vandali. Dotato di poteri monarchici, Belisario ha fatto vela per Taormina. Una volta in Sicilia, Belisario ha deciso che l'occasione che si presentava era troppo ghiotta per non puntare direttamente verso l'Africa, dove è sbarcato nel centro della moderna Tunisia, a diverse giornate di marcia a sud della capitale. Nel farlo ha sorpreso Gelimer, in marcia con il suo esercito ancora più a sud. Il re dei Vandali ha oramai Belisario tra sé e la sua capitale, Cartagine. Gelimer ha quindi mandato un messaggio a suo fratello Amatus, con l'ordine di uccidere il precedente re, Hilderic, e di portare le sue forze nella località Adecimum, a 10 miglia a sud di Cartagine, con l'obiettivo di bloccare l'avanzata degli imperiali. Il piano prevede che lui stesso si diriga con i suoi verso nord, per poi prendere Belisario tra l'incudine e il martello. Un buon piano, un piano ambizioso. Immagino sappiate come le cose vanno a finire, eppure sulla carta Belisario sta marciando verso una trappola. Come può il nostro generale trionfare con la sua relativamente piccola forza di invasione circondato da nemici? Scopriamolo assieme. Per comprendere la complicata battaglia di Adecimum, dobbiamo descrivere il luogo dove si svolse. Farò del mio meglio usando la voce, ma ovviamente posterò delle mappe sul sito e nei miei account social, se volete seguire lì gli avvenimenti. Adecimum era una relativamente stretta vallata verso la quale convergevano due strade provenienti da sud, una costiera che stava utilizzando Belisario e una più interna, da cui sarebbe arrivato Gelimer. Le due vie si congiungevano prima della gola, una posizione altamente difendibile, dopo la quale la strada portava facilmente a Cartagine, distante appena 15 chilometri. All'ingresso della gola c'era una vasta pianura, a destra costeggiata dal mare e a sinistra da alcune alture che dominavano la pianura. Più in là, verso l'interno, c'era una grande salina, ora prosciugata. Belisario diede ordine di marciare per l'intera distanza che li separava da Adecimum utilizzando uno schermo di cavalieri veloci. In testa c'erano 300 dei suoi migliori bucellari, al comando di Giovanni, un capace generale armeno. Il loro compito era di precedere l'esercito di circa 3 chilometri, in modo da evitare che Belisario fosse sorpreso e dovesse quindi combattere una battaglia improvvisa. Al contingente di 600 unni fu affidato un compito simile, ma in questo caso il loro ruolo era di essere a guardia del fianco sinistro, pattugliando tutto il territorio attorno. La destra era difesa dal mare. Gelimer seguì da presso i movimenti degli imperiali. Temendo che questi sfuggissero alla sua trappola, inviò 2000 dei suoi cavalieri verso la salina, ad occidente di Adecimum. Il loro compito era evitare che i romani aggirassero la trappola di fronte a loro. All'inizio della battaglia avrebbero poi attaccato i romani da ovest, mentre Amatus li attaccava da nord e Gelimer da sud.
la trappola sarebbe stata così completa. Belisario, una volta giunto a poca distanza da Decimum, fece costruire un accampamento fortificato per l'esercito. Qui lasciò la fanteria e sua moglie Antonia. Belisario prese il comando dei restanti cavalieri per controllare la situazione più avanti. Da queste mosse è chiaro che non aveva alcuna intenzione quel giorno di affrontare una battaglia. Invece marciò con i suoi 4.000 cavalieri verso la trappola di Gelimer, supportato da 300 bucellari di Giovanni di fronte a lui e da 600 unni che cavalcavano a qualche chilometro verso l'interno. È impossibile sapere i numeri esatti dei nemici, ma secondo i migliori calcoli degli storici, Amatus a Cartagine doveva avere al suo comando almeno 8.000 uomini, mentre Gelimer ne doveva avere circa 10.000 con sé, ed altri 2.000 erano stati inviati ad ovest della Gola, per un totale di circa 20.000 uomini. Ricordo, tutti cavalieri. Sembra una battaglia che Belisario non può vincere, circondato com'è e per giunta in schiacciante inferiorità numerica. A riguardo, vale ancora la pena di citare Procopio. Durante questa azione io mi sono trovato a meditare quanto sia grande la saggezza divina e quali siano invece i limiti umani. Comunque si comportino essi, non fanno altro che seguire la via segnata dal destino, la quale conduce inevitabilmente a ciò che era prestabilito da Dio. Se, per esempio, Belisario non avesse disposto lo schieramento in quel modo, se a Giovanni non fosse stato ordinato di procedere davanti e se agli Unni non fosse stato ordinato di marciare a sinistra, non saremmo mai riusciti a sfuggire ai Vandali. Giovanni e i suoi 300, degni eredi di Leonida, come vedremo, giunsero per primi all'ingresso della Gola. Qui trovarono il nemico, ma non Amatus con tutte le sue migliaia di uomini, ma solo un pugno di Vandali. Cosa era successo? Amatus, dopo aver dato ai suoi l'ordine di partire da Cartagine e raggiungere Ad Decimum, era andato avanti per controllare il luogo dell'agguato, come si confà ad un buon e accorto generale. Arrivò nella Gola verso mezzogiorno, circondato solo dalla sua guardia del corpo, qualche decina di combattenti. Qui, all'improvviso, arrivarono Giovanni e i suoi bravi 300, che, ignari di chi si trattasse, caricarono immediatamente i Vandali e in poco tempo li trucidarono. Nel combattimento morì Amatus e i pochi sopravvissuti corsero via per avvertire chi arrivava verso la Gola che l'intero esercito romano era alle loro calcagna. Migliaia, no, che dico, decine di migliaia di uomini. La colonna dei cavalieri Vandali non era una vera colonna organizzata. I Vandali stavano venendo verso Decimum in modo disordinato, a gruppetti e non ancora pronti per la battaglia. I 300, alla rincorsa dei fuggitivi, iniziarono ad imbattersi nel resto dell'esercito e caricarono uno ad uno i reparti che incontravano, mentre il caos si diffondeva ovunque. Agli occhi dei Vandali, un'azione tanto temeraria non poteva che essere l'avanguardia dell'intero esercito romano. I Germani fuggirono verso Cartagine, chi rimase fu in gran parte trucidato dai feroci bucellari che riuscirono a cavalcare fino alle porte di Cartagine, tanto che Procopio riferisce che quando, tempo dopo, percorse l'intera strada da Decimum a Cartagine, questa era ricoperta di cadaveri. Chissà se qualcuno chiese mai ai 300 quale fosse il loro mestiere, la risposta sarebbe stata certamente... Aug! 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 Ma la battaglia non era vinta, non era ancora iniziata. Il fatto che una delle tre forze convergenti su Decimum fosse stata respinta non metteva al sicuro Belisario, o no? Perché quasi in contemporanea gli Unni si imbatterono nei 2.000 cavalieri che Gelimer aveva inviato verso la piana salata ad occidente di Decimum.
Gli Unni erano solamente 600. Procopio riferisce che il comandante Vandalo esitò prima di attaccare questa forza numericamente inferiore di un popolo che non aveva mai visto prima. Erano forse questi gli Unni che avevano terrorizzato il mondo? Lo erano. Ed erano ancora l'equivalente tardo-antico dei Borg. I Vandali non avevano mai avuto a che fare con loro da quando avevano attraversato il Reno Gelato più di un secolo fa. Frecce iniziarono a piovere da ogni direzione, mentre gli Unni caricarono le forze numericamente superiori dei Vandali, inermi a cavallo con i loro lance e spade, del tutto inutili contro gli archi dei nemici. Tennero duro, aspettando l'impatto con i nemici, ma poco prima dello scontro diretto, gli Unni voltarono i cavalli, iniziando a girare attorno al nemico, tempestandolo di frecce anche con il cavallo volto nella direzione avversa. Gli uomini caddero, i cavalli caddero. Nel giro di poco tempo, sulla piana salata c'erano 2000 Vandali, morti o morenti. Chi provò a fuggire fu raggiunto da una freccia dei nomadi. I Vandali avevano appena scoperto l'orrore che aveva terrorizzato i romani per decenni. Nel frattempo Belisario viaggiava verso Ad Decimum. Mandò avanti i cavalieri dei federati Eruli, che giunsero sul luogo dove si era combattuta la prima battaglia tra i 300 e i Vandali di Ammatus. Gli Eruli non sapevano cosa fare. Cosa era accaduto davvero qui? Solomone, l'ufficiale romano a loro comando, decise di dirigersi verso un'altura a sinistra per meglio osservare il campo di battaglia. Ma una volta giunti sulla sommità, videro la polvere alzata dal grande esercito di Gelimer che marciava verso la loro direzione. Quando Gelimer vide alcuni reparti nemici sull'altura, diede il segnale di attacco. 10.000 Vandali erano un numero troppo grande per i 400 Eruli, che furono respinti e sloggiati dall'altura. Le forze di Solomone si ritirarono e si recarono immediatamente ad avvertire Belisario di quello che era accaduto, sia dell'apparente battaglia che avevano combattuto i 300, sia della loro. Nel farlo però scatenarono il panico tra altri reparti che stavano sopraggiungendo, fino a che l'intera faccenda iniziò a trasformarsi nell'inizio di una rotta. Belisario però arrivò immediatamente a ristabilire l'ordine e a raccogliere le confuse notizie che aveva a disposizione. Belisario è spesso giudicato dagli storici un comandante molto prudente, se possibile anche troppo. Eppure la sua reazione alla notizia che di fronte si trovava l'esercito del re dei Vandali non fu quella di tornare indietro, di raccogliere la fanteria e tornare in forze sul posto. Belisario deve aver correttamente stimato che le cose non erano andate secondo il piano dei Vandali. Le forze di Cartagine avevano avuto dei problemi. Inoltre, una ritirata avrebbe mandato in confusione il suo esercito. Decise che c'era una sola cosa da fare: attaccare. Il segnale fu dato a tutti i reparti di cavalleria, appena un Meros di 4.000 uomini in tutto. Avrebbero dovuto attaccare l'esercito del re. Gelimer, dopo aver respinto Solomone e i suoi Eruli, giunse sul luogo dove era perito Ammatus, un fratello che gli era evidentemente molto caro. Dice Procopio: «Io non so dire cosa accadde a Gelimer, il quale aveva la vittoria in tasca, a meno che non si debbano anche attribuire a Dio le nostre azioni sconsiderate, nel senso che egli, quando vuole che ad un uomo capiti qualche avversità, per prima cosa sconvolge la sua ragione». Infatti, se Gelimer avesse proseguito l'inseguimento, non credo che Belisario avrebbe potuto resistergli, e se fosse andato verso Cartagine, avrebbe ucciso gli uomini di Giovanni e avrebbe salvato la sua città e i suoi tesori. Invece, quando scorse il cadavere del fratello, ruppe in pianti e decise di adoperarsi per dargli sepoltura. Credo che al di là della tristezza del re per la perdita di un fratello, l'esitazione di Gelimer si spiega anche con la nebbia della guerra, che ricopre di interrogativi i fatti e i movimenti degli avversari.
Gelimer non sapeva cosa fosse accaduto al fratello, né la situazione a Cartagine. Aveva appena sconfitto quello che sembrava l'avanguardia romana. Deve aver dato per scontato che altri attacchi non sarebbero arrivati fino almeno il giorno seguente. Nel frattempo, poteva usare le ultime ore del giorno per raccogliere informazioni a Cartagine, comprendere cos'era successo al fratello e decidere il da farsi. Comunque sia, un comandante accorto avrebbe tenuto i suoi in assetto da battaglia, ma non pare essere stato questo il caso di Gelimer. I suoi uomini si sparpagliarono nella pianura all'ingresso della gola di Addecimum, ignari del pericolo che ancora correvano. E fu a questo punto che il fato colpì, sul calare della sera di quell'incredibile giornata. All'improvviso arrivarono gli uomini di Belisario. Frecce volarono a trafiggere al suolo uomini e cavalli. La cavalleria pesante romana caricò i pochi reparti abbastanza organizzati per difendersi. In poco tempo l'intero esercito dei Vandali era in fuga con il loro re, la cui volontà di combattere pare essere morta con il fratello. Non si diressero verso Cartagine, che diedero per persa, ma in direzione della Numidia, verso ovest. All'imbrunire tornarono gli Unni e i 300 di Giovanni, raccontando a Belisario quello che era accaduto. Belisario aveva vinto una splendida vittoria, un po' grazie alla superiorità militare della sua cavalleria armata dei micidiali archi unnici. Ancor di più forse per la capacità di saper leggere una battaglia talmente complessa che è difficile perfino da raccontare. Capacità che Gelimer invece non ebbe. Sia quel che sia, per Belisario la strada per Cartagine era aperta. Il giorno dopo, la fanteria raggiunse il luogo di battaglia. Assieme, i romani marciarono verso Cartagine e vi giunsero in serata. I Vandali avevano evacuato la città, le porte erano aperte. Dentro, la città era illuminata dai fuochi accesi dalla popolazione romano-africana locale. Le catene a difesa del porto furono abbassate e la flotta romana, spinta da un buon vento, riuscì ad entrare nel porto, contravvenendo agli ordini di Belisario che per prudenza aveva chiesto loro di fermarsi lontano da Cartagine in modo da evitare agguati da parte della flotta vandalica. Nulla sembrava però riuscire a rovinare la festa. L'imprudenza dei marinai romani non fu punita dalla flotta dei Vandali, che era ancora in Sardegna. Belisario decise però di non rischiare l'ingresso di notte in città. Sapeva che sarebbe stato molto difficile di impedire ai suoi di saccheggiarla e non voleva assolutamente rovinare la buona nomea che l'esercito romano si era costruito durante la campagna. Il giorno dopo, il 15 settembre del 533, Belisario mise il suo intero esercito in assetto da parata e marciò con i suoi uomini attraverso le porte di Cartagine. La città fu occupata in modo del tutto pacifico. Procopio sottolinea quanto straordinario fosse questo evento. Quel giorno toccò a Belisario di meritarsi una fama quale non era toccata a nessuno. Perché i romani di solito fanno gran confusione quando conquistano una città, anche se sono soltanto 500. L'esercito imperiale sfilò nella metropoli africana e fu poi alloggiato dai furieri statali nelle case a tal fine predisposte. Gli uomini acquistarono sul mercato i rifornimenti. Belisario dichiarò l'incolumità di tutti i vandali che erano rimasti in città, in particolare donne e bambini, e che si erano rifugiati nelle chiese. Poi, nelle parole di Procopio, che vibrano di quieta emozione, Belisario giunse fino al palazzo di Gelimer. Siccome nessun nemico si fece avanti, andò nel palazzo reale e si sedette sul trono di Gelimer. Dopo 94 anni,
E appena 6 giorni dopo lo sbarco in Africa, la versione tardoantica del Blitzkrieg aveva riportato Cartagine nell'impero romano. Ci resterà per quasi 2 secoli. Belisario era però consapevole che non era sufficiente conquistare Cartagine per avere in mano tutta l'Africa. L'esercito nemico era ancora lì fuori e le mura di Cartagine, le uniche rimaste in piedi in Africa, erano comunque in uno stato penoso, con lunghi tratti di mura che erano crollati. Per prima cosa Belisario diede ordine di rifortificare la città, fornendo laute ricompense agli artieri e alle squadre di operai cittadini. In poco tempo questi scavarono un profondo fossato di fronte alle mura, seguito da uno steccato. Anche il tratto di mura crollato fu riparato. Allo stesso tempo giunse a Cartagine dalla Sardegna una nave dei Vandali. Sazon informava Gelimer di aver vinto e di aver riconquistato l'isola ai Vandali, uccidendo i ribelli. Il messaggero fu catturato, ma fu immediatamente chiaro a Belisario che 5.000 soldati vandali inviati in Sardegna, probabilmente le loro migliori forze, sarebbero presto tornate in Africa. Nel frattempo Gelimer inviò messaggeri a Teudis, re dei Visigoti, chiedendogli di stringere un'alleanza. Per sua sfortuna, la notizia della caduta di Cartagine li precedette e Teudis si rifiutò ovviamente di allearsi con dei perdenti. Gelimer provò anche ad offrire una ricompensa ai contadini romani per ogni testa di soldato imperiale che gli fosse stata prodotta. Diverse teste arrivarono a Gelimer, ma si trattava in gran parte di schiavi e di attendenti dei soldati, non dei soldati stessi. Per settimane la situazione rimase in stallo, mentre gli imperiali restavano al sicuro dietro le fortificazioni di Cartagine e i vandali non avevano la forza di attaccarli. Una forza che poteva rompere lo stallo erano i Mauri, gli abitanti berberi del Nord Africa che erano stati parzialmente romanizzati nei lunghi secoli di dominio romano. I capi tra i berberi avevano l'abitudine di ricevere dall'imperatore a Costantinopoli delle insegne e dei codicilli che ne confermavano il potere e lo status. Belisario distribuì alle tribù dei Mauri le insegne che si attendevano e larghe somme d'oro. Grazie alla sua iniziativa, i Mauri non si schierarono con i Vandali, anche se rimasero in attesa di vedere chi tra i Romani e i Vandali avrebbe trionfato. Allo stesso tempo, Gelimer provò a corrompere gli Unni che tanto forti si erano dimostrati nella battaglia di Adecimum. Qualcosa avvenne perché un romano africano fu trovato con del denaro e fu fatto impalare da Belisario, come segnale che la sua tolleranza non si estendeva ai traditori. Finalmente Sazon tornò dalla Sardegna con i suoi 5.000 soldati che si unirono a Gelimer, in una scena che fu un misto di gioia per la riunione con i ritrovati commilitoni e di commiserazione per la disgrazia caduta sul loro regno. Narra Procopio. Qui vi furono tra i Vandali numerose scene di dolore, tali da destare pietà, né io riuscirei a descriverle convenientemente. Credo che se fosse capitato come loro spettatore anche un nemico, probabilmente avrebbe provato egli stesso compassione per i Vandali e per l'umano destino. Gelimer e Sazon si gettarono le braccia al collo e non riuscivano più a staccarsi, né erano capaci di proferir parola, ma, stringendosi le mani, scoppiarono in lacrime. Nessuno fece cenno alle loro donne e ai loro figli. Era evidente che ognuno degli assenti o era perito o era caduto nelle mani dei nemici. Fu lì, nella piana di Bulla, che quello che restava della nazione dei Vandali si riunì per un ultimo, disperato tentativo di tenere il loro regno. In altre condizioni, un esercito che combatteva in casa avrebbe potuto provare a logorare l'invasore, sfruttando la conoscenza del terreno e l'appoggio della popolazione locale. I Vandali però, in questo frangente critico, raccolsero quello che avevano seminato.
si erano sempre tenuti in disparte rispetto ai locali, professando la loro religione, accaparrandosi le terre migliori e formando l'elite politico-militare del regno, senza condividere in alcun modo il potere con i locali, come aveva fatto invece Teodorico in Italia. Quando i romani africani videro il comportamento degli uomini di Belisario, smisero di sostenere, rifornire ed informare i Vandali, che si ritrovarono stranieri in quella che avevano sempre considerato come casa loro. Né i Vandali potevano condurre una guerra di logoramento senza la protezione delle mura, che, come ricorderete, Genserica aveva fatto abbattere in tutte le città africane. L'unica alternativa rimasta ai Vandali era forzare una battaglia campale. Una vittoria avrebbe convinto qualche città romana a sostenerli. Una vittoria schiacciante avrebbe ributtato gli imperiali a mare. L'esercito dei Vandali si accampò a Tricamerum, una località poco distante da Cartagine, verso l'interno. Da qui i Vandali tagliarono gli acquedotti di Cartagine e cercarono di bloccare per quanto possibile le attività romane, senza però saccheggiare o danneggiare i campi. Quella era ancora la loro terra. Il loro obiettivo era solo di tirare Belisario fuori da Cartagine, costringendolo ad una battaglia campale. Belisario sarebbe potuto restare dietro le protezioni di Cartagine che aveva così efficacemente riparato. L'ultima battaglia gli aveva svelato però un dato fondamentale. I Vandali sembravano soffrire in modo particolare i suoi arcieri a cavallo, contro i quali non avevano nessuna risposta tattica. Pertanto fece uscire la sua cavalleria e la mise agli ordini di Giovanni, l'eroe dei 300 di Ad Decimum. Lui stesso guidò la fanteria e 500 bucellari a cavallo, più indietro. Quando Giovanni arrivò a Tricamerum, si trovò di fronte l'intero esercito dei Vandali, in perfetto assetto da battaglia. Poco male, nessun motivo di attendere la fanteria. Giovanni diede ordine ai suoi di schierarsi a loro volta in formazione. Gli unni scelsero questa giunzione decisiva per mettersi in disparte, rifiutandosi di combattere. Evidentemente la propaganda di Gelimer aveva sortito qualche risultato. La battaglia tra i 5.000 cavalieri romani e gli almeno 15.000 cavalieri vandali sembrava poi decisa in partenza. Come potevano trionfare i romani? Poco prima che la battaglia avesse inizio, arrivò sul posto Belisario, che deve aver compreso che qualcosa si stava svolgendo davanti. Belisario aveva abbandonato la fanteria ed era arrivato con i suoi 500 bucellari. Belisario fece appena tempo ad unirsi alla lotta, ma lasciò che fosse Giovanni a dare gli ordini di battaglia. Giovanni diede il segnale e i suoi cursures, gli arcieri a cavallo, attaccarono il centro dei Vandali con le loro frecce. I Germani ressero stoicamente la pioggia di acciaio, senza caricare i nemici se non fino al piccolo ruscello che era al centro delle due schiere. Convincerli ad attaccare disordinatamente era stato l'obiettivo di Giovanni, in una tipica tattica delle steppe. Dopo che un secondo tentativo di attrarli in trappola fallì, Giovanni diede l'ordine di attacco ai suoi bucellari. I cavalieri pesanti, sostenuti dagli arcieri, si schiantarono nel centro dello schieramento dei Vandali. Nella dura battaglia, il vandalo Zazon perse la vita. Si trattava del più marziale dei fratelli reali rimasti. Quando vide questo disastro, il centro dello schieramento vandalo iniziò a vacillare. Belisario vide quello che accadeva al centro e diede l'ordine generale di attacco alle due ali. L'attacco determinato fece piovere una tempesta di freccia sui Vandali e poi arrivò l'attacco della cavalleria pesante. L'intero schieramento dei Vandali si volse in fuga. La fanteria romana dovette di nuovo accontentarsi di farsi raccontare la battaglia. Arrivarono che questa era già vinta. La battaglia di Tricamerum, ancora più di Ad Decimum, dimostra la superiorità dell'esercito romano nei confronti di quello dei Vandali. I Romani affrontarono forze almeno doppie, se non triple, e riuscirono nonostante tutto ad infliggere una vittoria schiacciante. I Romani persero 50 uomini, i Vandali 800.
L'intero affare è spiegabile con poche parole. I Vandali affrontarono un esercito del VI secolo armati di un esercito del V. I Romani erano riusciti di nuovo, nella loro specialità, assorbire le innovazioni di un popolo, in questo caso gli Unni, utilizzandole contro tutti gli altri. La sconfitta di Tricamerum, in mano ad un altro re, sarebbe potuta essere semplicemente una battuta di arresto di una guerra ben più lunga. Gelimer la trasformò invece in un disastro completo. Dopo Ammatus, Gelimer aveva perso un altro fratello e con lui ogni speranza rimasta. Comprese che la sua carriera era finita e che la sua vita era in pericolo. Raccolta la famiglia e 200 dei suoi uomini più fidati, si diede alla fuga. Infatti Gelimer aveva fatto trasportare quanto del tesoro dei Vandali rimaneva in suo possesso a Ippona e aveva dato ordine, in caso di sconfitta, di far prendere il mare per la Sardegna. Non fu un atto eroico, però gli salvò la vita. Nel frattempo, con la fanteria sul campo, Belisario diede ordine di preparare un assalto all'accampamento dei Vandali. Quando fu però chiaro ai Germani che il loro re era fuggito, tutti gli altri soldati si diedero alla fuga, mentre gli uomini di Belisario si lanciarono a saccheggiare il loro accampamento. Belisario perse il controllo delle sue truppe, che si affannarono a prendere schiavitù, donne e bambini dei Vandali. Ore dopo, Belisario riuscì a ristabilire l'ordine. A questo punto diede una serie di comandi. L'esercito avrebbe dovuto pattugliare tutte le campagne alla ricerca dei Vandali. Questi dovevano essere catturati, non uccisi, per essere poi disarmati e inviati a Cartagine a raggiungere i loro connazionali, che erano lì custoditi. L'imperatore avrebbe fatto di loro buon uso. Belisario mise invece 200 uomini al comando di Giovanni, con il compito di mettersi alle calcagna di Gelimer per catturarlo. Qui avvenne quello che Procopio riporta come un incidente, e pare davvero esserlo. Uno dei soldati al seguito di Giovanni lo colpì per errore, mentre cercava di tirare una freccia ad un uccello. Il generale Armeno, che tanto aveva contribuito alla conquista dell'Africa, morì così, in un modo che desta almeno qualche sospetto. Grazie alla morte di Giovanni, Gelimer riuscì a fuggire e si rifugiò su un'alta montagna dove viveva una tribù di Mauri a lui fedele. La montagna era inaccessibile, soprattutto in inverno. Belisario preferiva non rimanere troppo lontano da Cartagine, lasciò dunque gli Eruli, al comando del loro capitano Faras, a guardia degli accessi alla montagna e se ne tornò nella capitale dell'Africa. La buona stella continuò ad assistere Belisario. La nave con il tesoro di Gelimer partì da Ippona alla volta della Spagna, ma fu costretta a rientrare da una tempesta. A questo punto il gruppetto di leader Vandali che erano a bordo, demoralizzati, decise di arrendersi a Belisario, sotto garanzia della loro sicurezza. Consegnarono il tesoro a Belisario, che fu ben lieto di lasciarli liberi in cambio dell'oro. Tornato a Cartagine, Belisario inviò dei soldati a prendere possesso della Sardegna e della Corsica. Per convincere i locali, il comandante romano portò con sé la testa di Zazon. Belisario inviò inoltre altri reparti per prendere possesso delle Baleari e di una catena di porti della moderna Algeria e Marocco che erano appartenuti ai Vandali, fino a Ceuta e Tangier. All'inizio della primavera del 434, ad appena 6 mesi dallo sbarco in Africa, l'intero regno era sotto il controllo di Belisario. Tutto sì, ma con l'eccezione di Marsala, in antichità chiamata Ilibeo. Il porto in Sicilia fu occupato da Malasunta, come pagamento imposto in cambio dei servigi offerti ai Romani in Sicilia. Belisario ne fu contrariato, ma per ora non c'era molto che potesse fare al riguardo. Nel frattempo, Gelimer iniziava ad averne abbastanza del suo assedio e della sua vita sui monti.
I nobili Vandali, ci informa Procopio, avevano preso l'abitudine di fare un bagno quotidiano, vivere in ampie case ariose, mangiar bene, andare a teatro e vestirsi di seta. Ora Gelimer era costretto a mangiare duro pane, vestire abiti poveri, nutrirsi di soli cereali. Niente vino, bagni e musica per Gelimer. Faras, sempre impegnato nell'assedio, fece sapere a Gelimer che non doveva temere per la sua vita. Aveva la parola d'onore di Belisario che non sarebbe stato ucciso, anzi, il generale si sarebbe fatto garante della sua sicurezza. Gelimer rispose che rifiutava di arrendersi, ma sarebbe stato enormemente grato a Faras se gli avesse inviato una pagnotta di pane, una spugna per lavarsi e una cetra per comporre della musica e delle poesie sul suo lamentevole stato corrente. Faras, mosso a compassione, esaudì le sue richieste, ma tenne comunque stretto l'assedio. Ah, quanta strada avevano fatto i Vandali dai tempi di Genseric, considerando che Gelimer era il re che aveva estromesso il Deric, accusando questo di essere troppo effeminato. Nonostante la cetra, il pane e la spugna, sul finire dell'inverno Gelimer si arrese e si consegnò agli imperiali. Belisario informò l'imperatore che il re era nelle sue mani, chiedendo all'imperatore il da farsi. Ecco come Procopio chiude il racconto di quella che sarebbe dovuta essere tutta la storia della guerra in Africa. Molti altri fatti straordinari si erano già verificati nel lungo corso dei tempi e altri ancora si verificheranno sempre, finché le vicende umane continueranno ad essere le medesime. Ma io non so se nel passato si siano compiute cose tanto importanti come queste, tanto che il quarto discendente di Genseric e il suo regno vennero completamente distrutti in così breve tempo, ad opera di 5.000 uomini venuti da lontano e che non avevano nemmeno un porto sicuro in cui approdare. Tale fu infatti il numero di cavalieri che seguivano Belisario e che sostennero tutta la guerra contro i Vandali. E sia questo avvenuto per volontà del destino o per il loro valore, ci deve comunque giustamente meravigliare. Credo che nelle intenzioni di Procopio questo sarebbe dovuto essere l'epitaffio alla guerra vandalica, e spesso come tale è trattato dagli storici, che ignorano invece i tanti anni di combattimento che sono ancora davanti e che riporterò, anche se in modo più stringato e soprattutto quando influenzeranno gli avvenimenti in Italia. Detto questo, è difficile non essere d'accordo con l'entusiasmo di Procopio. Il regno di Genseric, il terrore del Mediterraneo, era caduto in pochi mesi, con la capitale che era stata conquistata in meno di una settimana. E questa impresa era stata compiuta dall'equivalente numerico di una legione romana d'antan, con l'unica differenza che si trattava di cavalieri. Come abbiamo visto, la vittoria fu una combinazione di fattori diversi. Innanzitutto, la capacità di Belisario di conquistare il cuore dei sudditi romani dei Vandali, unita all'incapacità di questi di farli sentire parte del loro regno. Il secondo fattore fu tecnologico-militare. I Vandali avevano un esercito basato su una tipologia di cavalleria antiquata, che faceva da semplice bersaglio agli arcieri a cavallo dei romani. La terza ragione, che non va dimenticata, fu il famoso fattore C, il calcolo imponderabile, intendo. I romani furono estremamente fortunati, soprattutto nella battaglia di Adecimum, dove una serie di casi li portò ad affrontare ogni singola armata nemica senza che queste potessero coalizzarsi. Durante l'intera campagna nulla andò storto, nessuna tempesta a disperdere le navi, nessuna sconfitta in mare da parte della flotta vandalica, i nemici divisi e guidati con incompetenza, la sfortuna stessa dei generali dei Vandali. Spessissimo il successo può portare alla compiacenza, se non a una sensazione di onnipotenza. Un successo talmente facile e schiacciante non poteva non avere una conseguenza importante nella psiche della leadership romana, portando Giustiniano e gli imperiali in generale a sottovalutare i loro prossimi nemici.
I romani, nelle future campagne, avranno sempre il vantaggio tecnologico militare, ma non sempre avranno al loro fianco i cittadini locali e la fortuna, con esiti disastrosi. Nel frattempo sussurri erano arrivati all'orecchio di Giustiniano. Il successo era stato al di là di ogni aspettativa, ma si poteva fidare di un generale con poteri monarchici che ora sedeva convenientemente sul trono di un re? Il sempre sospettoso Giustiniano fece arrivare a Belisario un messaggio. Poteva o restare a Cartagine e inviargli Gelimer e tutti i prigionieri vandali o tornare con loro negli stesso. La lettera era stata cortese, ma Belisario comprese immediatamente che restare sarebbe stato interpretato nel peggiore dei modi, ovvero come un sintomo di tradimento. Fece quindi immediatamente i preparativi per il ritorno. Gli arrivarono notizie che i Mauri avevano preso ad attaccare la frontiera della ricostituita provincia romana. Non poteva far nulla al riguardo. Belisario lasciò il suo sottoposto Solomone a comando dell'Africa e partì per Bisanzio. Belisario aveva dimostrato non solo di essere un conquistatore, ma anche un generale fedele, scegliendo la difficile via di tornare a casa, disarmato. Per ricompensarlo, Giustiniano decise di ricoprire il suo generale conquistatore con l'onore più grande possibile. Un onore che donava un prestigio talmente sovrumano che, a partire dai tempi di Augusto, era stato riservato solo agli imperatori. Giustiniano decise di offrire a Belisario un trionfo, il primo di un cittadino privato in più di mezzo millennio. Questo trionfo fu però molto diverso da quelli antichi. Per iniziare si svolse a Costantinopoli, non a Roma. Inoltre Belisario non entrò in città a cavallo, alla testa di tutti i suoi soldati, ma fece il tragitto a piedi dalla sua casa all'ippodromo, acclamato lungo il percorso dalla folla. Giunto nel circo, entrò nel luogo dove solo 2 anni prima aveva dato l'ordine del massacro della folla. Questa volta la folla era lì per acclamare lui, l'imperatore e la grandezza di Roma. Qui erano accatastate le ricchezze portate da Cartagine, tra di loro molte delle decorazioni e degli ori del palazzo imperiale del Palatino. Erano stati saccheggiati da Genseric nel 455 e, se Procopio ha ragione, furono sottratte anche le suppellettili del Tempio di Salomone a Gerusalemme, incluso il celebre candelabro a 7 braccia. Gelimer aveva accompagnato Belisario lungo tutto il tragitto, vestito di abiti regali e di una specie di porpora imperiale, assieme ai più alti e belli tra i vandali. Nelle parole di Procopio, Gelimer, appena giunse nel circo e vide l'imperatore assiso su un'alta tribuna, considerando in quale triste situazione lui si trovava, non pianse e non si lamentò, ma non cessò di meditare sulla sentenza della Bibbia che dice: «Vanità delle vanità, tutto è vanità». Ancora una volta, il nostro re dei Vandali, più che un re barbaro, sembra un pensoso intellettuale, più a suo agio con una cetra che con la spada. Non temete per lui, però. Questo trionfo era un trionfo cristiano e non terminò come una volta, con l'uccisione rituale del re nemico. Una volta di fronte al catisma, a Gelimer fu tolto il mantello reale e fu costretto a prostrarsi ai piedi dell'imperatore, in atto di riverenza. Anche Belisario, l'uomo che l'aveva sconfitto, fece lo stesso, in simbolica sottomissione alle potenze imperiali. Giustiniano e Teodora fecero allora dono di denaro a tutti i figli e discendenti di Hilderic, che facevano parte dell'antica famiglia imperiale della dinastia teodosiano-valentiniana. A Gelimer furono concesse ampie proprietà in Galazia, in Asia Minore. Vandali furono arruolati nell'esercito e la maggior parte di loro fu inviata sulla frontiera persiana. Sentiremo ancora parlare di loro.
Per Belisario ci fu un ultimo grande onore, il consolato per l'anno seguente, il 535. Il 1 gennaio Belisario poté quindi celebrare di nuovo una sorta di trionfo. Entrò in città portato dai suoi prigionieri e distribuì alla folla parte del bottino di guerra. Ma il vero trionfo fu di Giustiniano. Era stato in una posizione instabile sin dall'ascesa al trono, posizione che era diventata quasi intenibile pochi anni prima, a causa della rivolta di Nika. Ora il trionfo in Africa aveva aggiunto al suo nome una vera tonnellata di legittimità. Nessuno avrebbe mai potuto più dubitare il suo destino imperiale. Nessuno. Questi regni romano-barbarici si erano dimostrati deboli e pusillanimi. La paura che incutevano nei romani era chiaramente dovuta ad un valore in guerra che era oramai estinto e a degli accadimenti lontani nel passato. Se Roma era tornata così facilmente a Cartagine, la sua antica, implacabile nemica, perché non poteva tornare nella terra giusto al di là dell'Adriatico? La terra madre, la terra del Papa, la terra degli imperatori, la terra di Cesare, di Ottaviano, di Scipione e di Furio Camillo? Cos'era l'impero romano, in definitiva, senza Roma? Ed è lì che ora si volgerà finalmente la nostra storia, all'Italia. Tra 2 settimane torneremo indietro al 526, all'Italia vedova di Teodorico. Il nostro obiettivo sarà di riportare anche l'orologio italiano a segnare il 535. Vedremo cosa accadrà nel decennio dopo la morte di Teodorico e ci prepareremo a sentir soffiare il vento di tempesta che si sta levando da Oriente. Dico 2 settimane perché, nei prossimi mesi, sarò piuttosto impegnato e ho bisogno di un po' più di tempo per gli episodi. Quindi per qualche mese ancora adotterò una regolare uscita ogni 2 settimane. Spero che avrete la pazienza di seguirmi, ma vi assicuro che è per una buona causa. Alla prossima puntata!